colpito più di tutti è Rita, fai vedere, è praticamente la zia, se non sbaglio, è la zia che praticamente ha partorito, dovete sapere, il 30 aprile, sapete quando? Cioè alla scadenza del contest fotografico. Quindi un augurio, come si chiamava il bambino nato? Mattia Vincenzo, quindi tanti auguri a questa mamma che per la seconda volta è diventata mamma, quindi perfetto. L'assegno, Umberto, ricevi l'assegno, è una borsa di studio, l'assegno dell'importo di 100 euro. Di questo non possiamo che essere grati alla dottoressa Giulia Udino in qualità di responsabile di questa associazione, alla dottoressa Marina Leone, al dottor Macri e a quanti giornalmente con impegno diuturno si prodigano per valorizzare e soprattutto promuovere questi valori di solidarietà e di grande spessore civico e morale. Grazie per averci preso in considerazione come istituzione scolastica. Il bonifico, l'importo di 200 euro ovviamente da parte della Cadco regionale, proprio perché la Cadco Locri ha partecipato al progetto Io Dono, Tu Doni, Lei Donna. Quindi con questo progetto annuale siamo riusciti a premiare anche Paolo e grazie mille Paolo. Innanzitutto un saluto e un auguri a tutte le mamme e poi un ringraziamento alla Cadco, all'Avis per questa importante e bella iniziativa sulla donazione. Donare è importante e fondamentale, noi siamo un popolo di gente generosa e quindi è bello oggi essere qui e soprattutto evidenziare anche la sinergia istituzionale sempre creata con l'associazione, con l'Avis, con le varie associazioni del territorio, con le istituzioni scolastiche. Per far crescere un territorio è fondamentale questa sinergia, non possiamo rimanere ognuno isolati nel proprio settore, è importante confrontarsi, è importante comunicare le varie attività che si svolgono. Quindi grazie ancora per l'evento di oggi, grazie a Domenica, a testa pensante e motore di questa bellissima iniziativa, qui presente anche Anna Mollica, nostra consigliere comunale, e lavoriamo, continuiamo a lavorare, continuiamo a crescere. C'è il dottore Macri qui, che lo ringrazio anche per l'impegno in ospedale difficile, dove è difficile lavorare per le condizioni che tutti conosciamo, una battaglia che da anni portiamo avanti per cercare di ridare dignità e decoro a quella struttura sanitaria di cui non possiamo fare a meno. Il dottore Macri sta raggiungendo ottimi risultati in questa situazione di disagio, ne diamo atto e veramente facciamo un plauso a questo lavoro, ma è importante che tutti i reparti possano crescere allo stesso modo, perché il rischio è fondamentale per i nostri cittadini. Grazie e buona domenica e tante lunedì ancora.